Ciao a tutti ragazzi, che dite? Oggi lo montiamo o no il mio porta bicicletta da muro? Questo andrà inserito esattamente nella parete che vedete alle mie spalle. Oggi ho la giornata libera, non sono uscito in bicicletta proprio perché voglio montare questo trabiccolo e togliere la mia Bianchi, perché lì ci andrà la Bianchi, dalla camera della mia figliola, che se diventa più grande se ne accorge mi strozza, e metterla qua dietro. Quindi ora vado a fare una bella colazione, ho già tutti i trapani, tasselli, viti, ho già preso tutto, faccio colazione e poi lo montiamo, ok? Dai! Ok ragazzi, colazione fatta, prima di montare il porta biciclette da muro che vi ho fatto vedere poco fa, devo montare queste mensole comprate all'IKEA, costano veramente una sciocchezza, 9,99€, è il modello Moslanda, si può avere di come questa qui il modello lungo di 1,15 m se non sbaglio, oppure quella più piccola che se non ricordo male sono 75 cm. Queste si fissano esattamente così al muro con 3 tasselli e sto prendendo le misure per mettere questa e sopra il portabiciclette. Eccomi qua ragazzi, ho fatto un disastro. Per montare il portabicicletta da muro ho fatto un ottimo buco nel muro. Eccolo qua. Purtroppo, avendo ristrutturato casa 4 anni fa, questa parete non è stata interessata dal lavoro di ristrutturazione, ovviamente. Quindi io non potevo sapere che i tubi passavano a circa 2 metri d'altezza. Anche l'idraulico, infatti, che è venuto a ripararmi il tubo del riscaldamento, ha detto addirittura di non saperlo, perché proprio lui questa parete non l'ha mai toccata, quindi diciamo mi ha tra virgolette sollevato e giustificato. Il danno purtroppo è abbastanza grande, si tratta ovviamente di un foro nella muratura del muro, ma con poche decine di euro l'intervento dell'idraulico ho risolto. Adesso domani viene mio fratello per tappare tutto, così chiappo dell'imbecille anche da lui. Che dire, appena ha fatto tutto provvederò subito a montare il portabiciclette, perché io il portabiciclette lo monto. Quindi ragazzi, mi dispiace non avervi fatto vedere come monterò il mio portabiciclette, spero però di farvelo vedere nel prossimo video. Scusate per la bellissima figura di cacca che ho fatto, ma d'altronde capita ai migliori, figuriamoci se non capita anche a me che sono una schiappa. Bene ragazzi, per oggi è davvero tutto, non c'è nient'altro da dire se non da commentare questo grande foro passante, dato di là c'è la camera della mia figliola, quindi vabbè ragazzi, è andata così. Dai, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.